Buongiorno a tutti e benvenuti nella Scuola Professionale dei Mestieri Euroform, sede Termini Imerese. Benvenuti a tutte le nostre nuove prime che oggi entrano per il primo giorno di scuola. Per l'attesa, perché avete dovuto attendere, anche noi li abbiamo attesi, così tanto da essere molto molto felici che voi siete qui oggi, e spero che sarà un percorso sereno, che sarà un percorso che vi porterà al raggiungimento dei vostri obiettivi, perché la nostra scuola vi permetterà di inserirvi da subito nel mondo del lavoro. Già con il secondo anno i vostri ragazzi andranno in alternanza scuola-lavoro, quindi andranno nelle aziende del settore che loro hanno scelto ad imparare il mestiere sul campo. Molti di loro poi vengono assunti già al secondo anno e possono fare scuola-lavoro. Con il terzo anno vanno a ottenere una qualifica professionale che gli permette di essere specializzati nel loro mestiere e andare a lavorare presso le aziende di settore. Con il quarto anno diventa un diploma tecnico. Il diploma tecnico gli permette di diventare imprenditori di loro stessi, quindi è abilitante ad aprire l'azienda del loro settore. Loro qui andranno ad imparare la storia, la geografia, l'italiano, la matematica, tutte le materie di base, e alterneranno le materie di base alle tecniche professionali del loro settore. E andranno in laboratorio, perché la nostra scuola è fornita di laboratori qui all'interno della scuola, completi di ogni attrezzatura, il tutto in maniera completamente gratuita. Poi andranno allo stage, come vi dicevo, all'alternanza scuola-lavoro, e andranno appunto a fare pratica presso l'azienda. Oltre a queste materie tradizionali, quest'anno la nostra scuola farà anche dell'altro, vero Giulia? Sì, assolutamente. Allora, abbiamo intenzione di scoprire non soltanto la vostra arte nei vostri mestieri che avete scelto, ma anche la vostra arte che coltivate dentro, magari segreta, magari lo fate sotto la doccia, magari lo fate, non lo so, una festa di famiglia. Vogliamo vedere chi sa cantare, ballare o recitare. Per questo la nostra scuola dell'anno scorso ha ideato la corrida, che sarebbe un talent di fine anno, dove da quest'anno partirà tutto da subito, un giorno alla settimana, quando... Quindi io già da subito passerò per le classi e vi voglio ascoltare. Voglio vedere cosa sapete fare, che sia anche con una barzelletta, che sia fare anche dei palleggi col pallone, che sia scrivere delle poesie. Voglio scoprirvi, non soltanto da un punto di vista come faranno bene i vostri docenti delle materie tecniche professionali, ma anche da un punto di vista artistico. Quindi grazie al prof. Ruffino, l'anno scorso abbiamo dato la corrida. Quest'anno avremo tantissime belle idee sempre per voi, quindi in bocca al lupo anche per questo e per tutti. Senza Inna, cos'altro vuole aggiungere, perché abbiamo tante cose che vogliono fare. Buongiorno a tutti, innanzitutto ai nuovi ragazzi buon inizio di anno scolastico. A voi genitori, perché è fondamentale che noi lavoriamo insieme. A noi serve soprattutto che i ragazzi, noi puntiamo tutto al crescerli come persone prima che come alunni. In questa scuola si dà grande importanza alla persona che deve crescere. Per fare questo vogliamo impegnarli non solo nelle attività scolastiche. Apro una piccola parentesi per dire che in questa scuola, che molti considerano una scuola di serie B, non solo c'è grande professionalità nell'insegnare le materie tecnico-professionali, ma vengono attenzionate tutte le materie
che si studiano nelle altre scuole, quindi i ragazzi studiano italiano, storia, diritto, economia, scienze, tutte le materie tra virgolette normali per le altre scuole, in più hanno la preparazione tecnico-professionale. Quest'anno, come diceva correttamente Giulio, vogliamo coinvolgere i ragazzi in modo che questa scuola diventi per loro una seconda casa, e ci saranno anche ci sarà un laboratorio teatrale che stiamo organizzando insieme a tutti i docenti di lettere, perché in questa scuola, oltre ad essere tutor, insegno anche italiano e storia, per cui organizzeremo dei laboratori teatrali, parteciperemo con i nostri ragazzi a degli eventi esterni alla scuola e interni alla scuola. E poi vorremmo promuovere anche la lettura, che spesso dai nostri ragazzi è trascurata, e quindi per incentivarli a parlare e scrivere meglio vogliamo organizzare la settimana del libro e vogliamo creare una biblioteca a scuola. Man mano vi daremo tutte le felicitazioni. Una figura importante che troverete tra i corridoi, nelle segreterie, che la nostra scuola vanta di avere e altre scuole non hanno, la figura del tutor. Chi meglio del tutor Piero può spiegare cosa è il tutor? Buongiorno a tutti, non sono per esposto, mi presento. Sono a disposizione dei vostri ragazzi per qualsiasi problematica che si è creata, per cercare di risolvere nel miglior modo possibile. Dopo tutto quello che mi hanno detto i miei colleghi, siamo a vostra disposizione per la nostra scuola con un bellissimo anno scolastico. Passo. Come me, referente di sede e tutor, ma siamo tutti al servizio dei vostri ragazzi. E la tutor Giulia, la vostra conosciuta? Sì, cosa dirvi? Comportatevi bene, in bocca al lupo, basta. Io invece volevo chiedere ai ragazzi più grandi quest'anno di aiutarci per l'inserimento dei ragazzi più piccoli, perché è il momento che voi cresciate, che voi maturiate, che voi ci diate una mano per far stare bene i ragazzi più piccoli. Un'altra cosa molto importante che volevo fare è presentare i nostri docenti, che saranno i vostri figli in classe. Primo tra tutti il professore Buffino, che vi spiegherà il percorso che ha portato alle parole. Chi meglio per mettere nel settore per la sede di Terminese? Io parlo di qua dicendo tutto quello che
sto organizzando con l'aiuto. Allora, non svegliamo tutto. No, io due cose solo. Intanto loro, dico, faranno un defilé dove la scuola Eurofon, dico, ci sono ragazzi che sfilano, ragazzi che pettinano e ragazzi che fuggono. A parte questo, voglio organizzare tante manifestazioni, dico tante manifestazioni perché a noi quello che interessa è che loro devono essere quelle persone, quei termini principali, perché in realtà loro sono le nostre colonne, per cui oggi voi, il primo anno, diventerete le nostre colonne. Dico, sarete voi i protagonisti. Dico, io è inutile che continuo, però dico, visto e considerato che faccio dal quarto anno Marianna Albanese al secondo, dai, presentatevi voi. Maria Luzzo, dico, si è sentita ieri sera di preparare un discorso di benvenuto ai ragazzi del primo anno. Dico, adesso sia Maria che Jasmine, ve lo facciamo leggere. Dico, considerate che io già qua c'ho qualcuno che mi lavora proprio e io conosco queste persone che entrano e non sanno tenere nemmeno un pettine mai, vero? Scelle una di quelle ragazze che mi ha seguito, non solo Michelle, come dico, parlo di Michelle perché Michelle è seguito alla lettera, e Michelle mi sta dando grande soddisfazione, ma soprattutto Michelle è quella ragazza che il pomeriggio viene a scuola, la mattina viene a scuola e il pomeriggio va a lavorare. C'ho dei ragazzi di quarto anno che mi lavorano tutti. Perché dico questo e mi fermo, il nostro obiettivo non solo il mio obiettivo, l'obiettivo Euroform è far uscire dopo 4 anni delle persone che si affacciano al mondo lavorativo con un biglietto da visita non indifferente, però loro ci devono seguire, per cui noi siamo a stretto collaborazione con voi. Io può capitare che ogni tanto chiamo qualcuno, ma se io chiamo qualche genitore, sappiate che è per il bene dei vostri figli, ok? Sentono veramente loro, è quello che sentono veramente loro.
abbiamo una ragazza invece di quarto anno, questa ragazza già è qualificata, quest'anno prenderà il diploma di legge. Pure Marianna mi ha dato grossissime soddisfazioni. Marianna già mi lavora, io ho conosciuto Marianna il primo anno, una bambina così timida, una bambina così impaurita, però io, a me piacciono queste persone, perché una persona per me valida, io devo trovare quelle ragazze o quel ragazzo che in realtà mi fa, come si suol dire, abbugliare. Quel ragazzo che io dico al momento un vale ma bucci in qui. Però se io penso questo, io già come obiettivo è che a quel ragazzo ci sono sempre riuscito e ci riuscirò pure quest'anno. Quel ragazzo lo faccio volare, perché abbiamo scritto nel gruppo, vola solo chi lo sa farlo, e noi con loro dobbiamo semplicemente volare. Dici qualcosa. Allora, una cosa che vorrei dire ai ragazzi è, sì è vero, i professori daranno tutto, però se non vi sostenete da soli non andate da nessuna parte. Sostenere, fare gruppo, fare squadra, essere tra di voi uniti, e se ci sono delle difficoltà parlarne con noi, così le risolviamo sul nascere, e rispettare le regole sarà la base per poter andare avanti. Adesso avevo il piacere di presentarvi la professoressa Mattia, che vi parlerà del settore operatore del benessere estetica. Salve a tutti, intanto vi ringrazio di essere così numerosi qua e di attenzionarci soprattutto. Io mi occupo del settore estetica. La cosa che vi posso dire è che sicuramente i vostri figli usciranno da questa scuola dei grandi professionisti, perché non sia mai che un alunno che passi da me non sia ad hoc, perché ci tengo particolarmente. I nostri moduli si sviluppano sempre in due parti: una parte è assolutamente di anatomia, perché chiaramente avendo a che fare con la pelle, con il corpo umano, bisogna conoscerlo molto bene. Poi passeremo nei laboratori, dove ci occuperemo di molte cose, dove metteremo a frutto i nostri talenti. Quindi, detto questo, non voglio occupare molto tempo, qui una parte, piccolissima parte delle mie alunne meravigliose, che diciamo proprio che per me non sono solo alunne, ma ognuno di loro diventa proprio una parte di me. E spero che questa parte di me rimanga in loro per sempre. Grazie. Allora, io sono docente di tecnica pressionale del settore meccatronico, mi chiamo Barone, e oggi volevo spendere solamente due parole, dicendo che nel momento in cui noi entreremo in laboratorio, io utilizzo solamente due parole dovete applicare: serietà e professionalità. Ciò significa serietà, perché diciamo inizieremo un percorso di lavoro, quindi qualsiasi settore, in qualsiasi lavoro ci vuole serietà. Professionalità dipende soprattutto da voi, perché se volete iniziare questo lavoro è un lavoro molto complesso, diventato, e quindi dovete avere la mente lucida per poter lavorare. È un bellissimo lavoro, però dovete essere voi a capire ciò che volete. Vengo dalla Germania e poi come ti trovi qui? Sì? Hai imparato tanto? Certo, ho fatto solo il primo anno, ora il secondo. E come ti trovi il professore Barone? Molto bene? È severo? È severo? Ma giusto, giusto. Un'altra cosa che ti volevo dire
non è molto carina, però è giusto che la dica. E vorrei sfatare un mito: all'Euroform non si fa niente, all'Euroform tanto sono tutti promossi. Non è così, non è così. L'anno scorso la prima di Meccatronica ha avuto un numero enorme di bocciati perché non hanno meritato di arrivare al secondo anno. Quindi, tra le cose importanti c'è anche la presenza, la costanza, l'impegno. La nostra è una scuola seria e pretende serietà. All'Euro si boccia. Se non si merita di andare all'anno successivo, non si va all'anno successivo. Quindi ci si può anche non andare di nuovo all'anno successivo. Quindi spero che i nostri ragazzi che l'anno scorso non ce l'hanno fatta e che quest'anno sono di nuovo con noi, hanno altre intenzioni e vengano qui per fare bene e per rispettare principalmente le regole, che ci tenevo a dirle in due secondi proprio, sono puntualità, consegna del telefono, 3 uscite al giorno, non più di 3 uscite al giorno per 5 minuti, 1 alla volta. Non sono difficili, sono poche. Chi le rispetta resta, chi non le rispetta avrà ovviamente altri tipi di trattamenti, giustamente. Volevo parlare, sì, chi vuole dire qualcosa di nuovo? Abbiamo anche un altro settore che oggi purtroppo non è rappresentato dal docente di settore, che è il percorso di operatore informatico. Il percorso di operatore informatico è un percorso innovativo che permetterà ai ragazzi di professionalizzarsi sia sulla domotica, sulla robotica, sulla realtà aumentata, sull'utilizzo della stampante 3D, lavoreranno su Macintosh, sul sistema anche Windows, e diventeranno, oltre che operatori, infatti diventeranno anche creatori di app, creatori di realtà aumentata. È veramente un percorso molto innovativo e molto completo. Abbiamo qui il rappresentante del nostro libro, Vincenzo. Cosa vuoi dirci? Mi chiamo Vincenzo, vengo da Gacco. Nel nostro settore si studia il corso HTML, praticamente la programmazione di siti o di applicazioni. Sappiamo creare dei loghi per delle aziende. Come ha detto era la professoressa Oriana, facciamo anche delle stampe in 3D con la stampante. E questo qui ci può aiutare anche nel futuro, perché in questo periodo c'è questa era del tempo, ci può aiutare per trovare il lavoro. Grazie, Vincenzo. Volevo quindi finalmente i ragazzi del settore ristorazione, l'operatore della trasformazione agroalimentare, produzioni alimentari. Volevo insomma qui sul palco lo chef Filippelli e il professore Filippelli e il nostro collaboratore di cucina Giorgio. Nel frattempo voglio fare semplicemente una piccola testimonianza ai nostri ragazzi. Come ti chiami? Per la calendario vengo di Trappia e sono un operatore del lavoro del cuore, noi facciamo un test di laboratorio e ci vedremo. Ok, oggi cosa hai preparato per i nostri ragazzi di primo anno? Noi oggi abbiamo preparato della pasticceria fra calzoni, pizzette, dolore. Con la pasticceria? Questa divisa l'ha consegnata alla scuola Euroform, e come fa tutti gli alunni di questa scuola, di ogni settore. In maniera? In maniera completamente operativa. L'anno scorso dove si è venuta a Bologna? Dove siamo andati in gita? All'Expo?
Cimitero di Monza. All'Expo Book. Gaspare, vieni qua, caro. Lui è un ragazzo che quest'anno si qualificherà. Ha fatto l'alternanza scuola-lavoro, dove? Come ti sei trovato a fare alternanza? Hai imparato tanto all'alternanza? Ok. Dimmi un'altra cosa. Dove siamo andati all'Expo Book e cosa hai visto all'Expo Book? Ho visto anche lo chef che ha partecipato al nostro chef, quindi ho visto un cucinato molto bravo, ho preso anche spunto da lì. Mm-hmm. E quanto hai pagato per andare all'Expo Book? 0 euro. Pensi che sia vero quello che diciamo, che ascoltiamo i ragazzi, o lo vuoi dire? Allora, voi come professori avete una seconda famiglia, dovete, per una cosa, per non investire, dovete uscire le vostre emozioni, i vostri pensieri. I professori sono qui a vostra disposizione per agevolarvi nel vostro settore e nel campo scolastico. Professor Infantino, professoressa Scifo e la professoressa Monastra, oggi in rappresentanza di un corpo docente molto più ampio che curerà le menti dei vostri ragazzi. Prof, cosa vuoi dire sulla tua materia? Scuola Eurofor è una scuola di formazione e di istruzione professionale in cui, come già hanno detto i miei colleghi, vi potrete trovare veramente in una nuova casa, in una seconda casa, in una seconda famiglia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono insegnante di lingua tutta in inglese e sono molto contenta. Questo è il mio secondo anno presso Euroform e, come precisato già dai miei colleghi, oltre alla formazione professionale ci teniamo tantissimo al rapporto umano che si viene a creare tra docente e studente, tra tutto il mondo utente, quindi sentitevi accolti e non vediamo l'ora di iniziare la vostra conoscenza. Grazie. Materie di base, di matematica, geografia, economia, insomma le materie economiche più che altro. Io mi volevo agganciare in maniera particolare a quello che ha detto Liana. La presenza è la cosa più importante, perché le assenze, c'è un regolamento che poi ovviamente vi spiegheranno, in cui ho superato un numero di assenze, purtroppo gli alunni, anche se hanno 8, 9, 10, non possono superare l'anno. Quindi la presenza può fare recuperare un quarto, ma le assenze sicuramente non può fare recuperare un anno scolastico. E questa è la cosa più importante. Se un giorno gli alunni non vogliono fare lezione, non è questo il problema. Ci si socializza, si capisce, si fanno altri progetti, perché ovviamente ognuno fa la propria materia, però ci può stare sempre quel giorno in cui siamo un po' tutti annoiati, ci può stare e si affronta. E non necessariamente in un giorno si deve fare matematica, perché come dicono i miei colleghi, questa è la famiglia, è la socializzazione, il rapporto umano, è la contestualizzare gli alunni in un rapporto docente, alunno, famiglia, deve essere un unico elemento, che praticamente i ragazzi devono stare bene, devono stare sereni, non devono venire a scuola con l'ansia. E questi problemi qua, io ho 7 anni che sono qua, non ci sono mai stati, e penso che anche negli anni passati. La presenza è importante, ragazzi, perché credetemi, il regolamento
va rispettato, non siamo noi che dettiamo le regole, ma esiste un regolamento che va rispettato, e quindi vi consiglio, anche se un giorno non vi va perché siamo umani e anche i ragazzi hanno i loro pensieri di gioventù, e ci sta perché anche noi siamo passati da lunghi e qualche giorno non ci andava a andare a scuola, però la presenza è importante, credetemi. Chiediamo la collaborazione della famiglia, perché veramente è la base di tutto. Quindi noi confidiamo in voi e poi iniziamo la risposta. Professore Gennaro Vittori, il nostro professore di pasticceria, che voi tutti sicuramente conoscete, quelli che sono i termini della pasticceria crema e cioccolato. Professore, dici qualcosa del tuo settore? Allora, intanto buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, io collaboro con Euroform ormai da 6 anni e scelgo sempre Euroform perché per me l'attenzione che ha nei confronti dei ragazzi, l'attenzione che c'è nella formazione è veramente alta. Ovviamente le mie sono materie più tecniche e professionali, insegno pasticceria, quindi nel mio caso la volontà, come anche in altri casi, è da entrambe le parti. Il nostro impegno e interesse è quello di far partire tutti i ragazzi dalle basi, quindi andare a conoscere non solo quelle che sono come si fa una torta, come si fa una croissante lì, quindi la prima colazione, ma la cosa importante è anche conoscere la materia prima, perché quello che importa qual è? Io oggi vado a casa a fare il pan di Spagna con la mamma, va benissimo, il pan di Spagna non si cuoce bene, non si contano le uova, quale può essere il problema? Quindi il nostro obiettivo non è quello di seguire solo la singola ricetta, ma andare a capire tecnicamente quali sono gli elementi che mi hanno portato all'errore per riparare e poter fare il prodotto in modo corretto, perché oggi ormai le ricette le troviamo su internet, YouTube, non sono più un segreto come una volta e spesso sono anche corrette. Quindi il nostro obiettivo qual è? Formare i ragazzi affinché siano autonomi a riconoscere il problema e risolverlo, perché poi nel mondo del lavoro la cosa importante è appunto andare ad individuare le varie casistiche problematiche che possono essere anche a livello della temperatura, di offrire un prodotto di qualità. Oggi il connubio tra qualità e bellezza è importantissimo. Una volta le torte erano classiche, però la panna era una scritta in cioccolato. Oggi non è più sufficiente. Quello che ci aspettiamo è sempre un prodotto più bello esteticamente, ma che allo stesso tempo deve soddisfare i palati di ognuno di noi. Quindi il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più interessante e accattivante, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, l'attività professionalizzante. Grazie. Volevo semplicemente dire le ultime due cose. La prima è che noi siamo Euroform, sede unica a Termini Imerese, ci troviamo a Piazza Francia, di fronte all'Amplifon, perché i Termini, Teletermini ci aiuterà a far arrivare a tutti questa informazione. Termini Alta, Piazza Francia, presso la struttura del Boccone del Pollo. E oggi comincia il nostro primo anno, quindi per chi ha intrapreso un altro percorso di studi e magari ha già sperimentato che potrebbe non essere adatto a lui, può fare la scelta giusta, può cambiare scuola, è ancora in tempo, noi siamo qui ad aspettarvi, ad accogliervi a braccia aperte, a farvi vedere la scuola, veniteci a trovare, senza nessun impegno, vedete e toccate con mano che tutto quello che oggi abbiamo detto è reale ed è visionabile, venite a trovarci a Piazza Francia, è Euroform, e noi siamo aperti tutti i giorni da lunedì al venerdì. Fare la scelta giusta è ancora possibile, non è troppo tardi. Quindi vi aspettiamo, è un buon inizio e